Il fermento nel settore edilizio è prodotto anche dall'opportunità di poter riqualificare gli immobili attraverso il bonus 110%, ma questo non significa che tutti possano attivare interventi senza costi. Lo precisa CNA Costruzioni Rimini. Il patrimonio residenziale italiano è costituito da quasi 12,2 milioni di edifici e quasi il 60% è stato costruito prima del 1980, mentre il 42,5% è più di 50 anni. Una fotografia che rispecchia la realtà riminese che, se sommata al grande interesse intorno al bonus 110%, ha generato grande fermento nel settore dell'edilizia. Inizialmente il messaggio è passato in modo equivoco: super bonus 110% uguale lavori a costo zero per il committente, sottolinea Ruggero Vitali, responsabile costruzione di CNA Rimini. Non è sempre così e questo ha alimentato anche false aspettative. Di fatto l'opportunità c'è perché affronta la spesa complessiva dell'intervento ed ha una capienza fiscale sufficiente per compensare questo beneficio nei 5 anni previsti ed attraverso le proprie detrazioni. Se non ci sono queste condizioni, da opportunità fiscale diviene un titolo cedibile sul mercato, un prodotto commerciale. Le banche si propongono, aggiunge, per acquistarlo ad un dato valore, le imprese per scontarlo ad un'altra cifra. Come CNA Rimini evidenziamo la complessità dell'operazione da giugno 2020. L'iter va a buon fine nell'80% tra i singoli proprietari contro un 20% nei condomini. È quasi consuetudine riscontrare difformità, seppur sanabili, durante il percorso degli accertamenti. Conclude Vitali, è fondamentale essere rigorosi nel verificare la rispondenza tra stato di fatto e stato legittimo.